tanta gente sul lungolago di Giffa per la processione con le barche illuminate. Così il paese rivierasco ha festeggiato nel fine settimana passato la patronale di Santa Croce. La cerimonia, sempre suggestiva, è stata officiata dal parroco Don Angelo Nigro. Al tramonto e nelle prime ore della sera i riflessi delle luci riverberavano sulla superficie oleosa del lago, creando uno spettacolo intimo ed affascinante. Ad accompagnare i fedeli sulla terraferma anche lunghe file di palloncini bianchi e grappoli di questi, che sono poi stati liberati nella notte ghiffese con diversi significati. Erano il simbolo del desiderio nel cuore di tanti giovani di volare in alto verso grandi ideali, ma anche un omaggio e un ringraziamento alla bellezza della natura. I festeggiamenti per la patronale si sono aperti con l'incontro con Don Benoit Luvati, missionario in Chad, e sono proseguiti con il concerto del coro Edelweiss per concludersi domenica con la Santa Messa. Epilogo festoso per la serata di processione con lo spettacolo di fontane danzanti firmato da Pierre Gélil, una perfetta sincronia tra musica e giochi d'acqua che ha saputo incantare il pubblico.